Adesso vogliamo parlare in serie di funzioni. Se noi abbiamo parlato di successione di funzioni, ma le serie di funzioni sono successioni. Cos'è una serie di funzioni? Allora, io ho una successione f con n a, per esempio, vabbè, f con n sono tutte definite da a, b su un intervallo, per esempio, vabbè, su un certo insieme e, a valore n, e un certo insieme e. Chi è s con n di f? Calcolato in x è la somma per h che va, poi dipende se la successione parte da 1, facciamo partire da 0, appartenente a n, da 0 a n di fh di x. Chi è la somma per h che va da 0 a infinito di fh di x? Questa per definizione è il limite delle somme parziali. Quindi, come al solito, la serie come si fa? Si fa le somme parziali, si fa il limite. Questo, diciamo, quasi parla di, stiamo parlando di convergenza puntuale. Quindi una serie di funzioni si può definire x per x diviene una serie numerica, la serie numerica si può andare a vedere se converge puntualmente, il limite lo chiamiamo, è la somma della serie, chiamiamo s di x. Ovviamente, cosa possiamo dire? Poi mettiamo qua il riquadro. Si dice che la somma di FH è uguale a S uniformemente su E, se solo se per definizione S con N di X converge a S di X uniformemente su E. Oh, quindi nel quasi sempre per noi E sarà un intervallo chiuso, così abbiamo convergenza uniforme, la norma infinita si scrive come il massimo, però in realtà si può fare su qualunque insieme e, bisogna che la successione sia limitata e la norma infinita si fa possibile. Definizione, quindi semplicemente la serie si fa come si fa normalmente, x si tratta come un parametro, si va a considerare la serie. Si dice che la serie converge, la serie di funzioni converge quando converge puntualmente la successione delle somme parziali. Semplicemente deve convergere per ogni x. Poi, in più, una volta che converge puntualmente, ovviamente la convergenza uniforme della serie è meglio della convergenza puntuale. Perché? Perché vuol dire che questa successione di funzioni converge uniformemente, mentre invece qua converge solo puntualmente. Allora, qual è una prima osservazione importante? Allora, qua mi devo interrompere un attimo e devo fare un piccolo schemino che non mi ricordo se ho già accennato, ma seppur l'ho accennato lo ripetiamo.
Allora, lo schemino è questo qui. Allora, noi abbiamo spazi con prodotto scalare. Ok? Allora, uno spazio per scegliere un prodotto scalare deve essere primo vettoriale e poi ci deve avere il prodotto scalare deve avere le tre proprietà simmetrico, siamo su R, non facciamo complicazioni esagerate, quindi siamo su R, quindi deve essere simmetrico, definito positivo e bilineare. Ricordate? Però lo spazio sottostante deve essere uno spazio vettoriale, se non ci sta, se non è uno spazio vettoriale, se è solo un insieme, come fai a fare tutto scalare? La linearità si fa con i vettori. Poi c'è un insieme più grande che si chiama spazi normali. Se vi ricordate, nel momento che ho un prodotto scalare, la norma come si fa? La radice quadrata di u scalare u. E perché è una norma? Grazie a questi sforzi. Che è una norma. Se vi ricordate, il contrario non è vero, cioè il prodotto scalare induce in maniera canonica una norma, questo mi ricordo che abbiamo detto. Si dice norma indotta al prodotto scalare. Il viceversa è vero solo in determinate circostanze. Qual è la circostanza? Quando, vale, quando la norma soddisfa l'identità del parallelogramma. Ok. Però se ho una norma, c'ho anche una distanza. Come si fa la distanza di 1 da 2? È la norma della differenza. Questo vale con qualunque norma. Per esempio, norma infinito. La distanza di infinito chi è? La norma della differenza. Infinito però. Distanza L1 chi è? La norma della differenza. L1 però. Chiaro? E anche qui il viceversa non è vero, cioè se ci avete una distanza non è detto che questa sia indotta da una norma. Se vi ricordate, voi potete, allora perché? Qui abbiamo spazi metri. Se vogliamo essere fare sottigliezza per dire uno spazio vettoriale metrico e poi uno spazio metrico generale. Uno spazio metrico non è deve essere fatto per forza dallo spazio vettoriale. Posso avere per esempio la distanza delle città, no? È una metrica e mica posso fare Milano più Torino, nel senso, o Firenze più Perugia. Chiaro? Oppure tre volte Firenze. Non è vettoriale quello spazio là, capito? Quindi questi sono comunque spazi vettoriali. Allora qui mettiamo spazi vettoriali e metrici e qua spazi metrici più in generale, perché non sono necessariamente vettori. Tutte queste quattro inclusioni sono proprie, cioè lo spazio può avere il prodotto scalare senza averci la norma, cioè scusate, il contrario, se c'è il prodotto scalare automaticamente c'è la norma. Può essere metrico senza essere vettoriale, può essere vettoriale senza essere normale, può essere normale senza averci il prodotto scalare. Esempi, lo spazio delle, diciamo, l'insieme delle città con la distanza chilometrica è uno spazio metrico che non è vettoriale. Uno spazio metrico
che non è normato. Per esempio, prendete R e ci mettete come distanza, prendete una qualunque funzione, per esempio appoggiate x, appoggiate y, ve lo so. Si dimostra che è una distanza, ma se voi spostate i punti, la distanza non è invariante. Mentre invece la norma della differenza, se io faccio u più c meno v più c, c e c si semplifica, rimane la distanza rimane la stessa. Uno spazio può essere normato senza avere il prodotto scalare, per esempio la norma L1, la norma L infinita, la norma infinita che abbiamo visto, la convergenza di prodotto. Non ci sta dietro un prodotto scalare, non verifica l'uguaglianza di parola. Quindi abbiamo questo tipo di situazione, ok? Poi, allora, questo schema perché è interessante? Per due motivi, prima di tutto perché ci aiuta a collocare le cose al posto giusto. Poi, se vi ricordate, uno spazio metrico si può andare a vedere se è completo o no. Allora, quando è metrico e completo, come si chiama? Metrico completo. Vettoriale e metrico completo, come si chiama? Vettoriale e metrico completo. Se è normato e completo, completo rispetto a chi? Quando parliamo di uno spazio normato, cosa si intende per completezza? La completezza rispetto alla metrica indotta dalla norma. Cioè, la completezza si fa rispetto alla distanza. Quale distanza scegli? C'è una norma, ti fa la distanza, vai a vedere se è completo rispetto a quella distanza. Completo, vi ricordo, tutte le successioni di Cauchy devono essere convergenti. Ok? Uno spazio normato e completo si chiama di Banach. Quindi metrico più completo uguale metrico completo. Normato più completo si chiama Banach. Poi prodotto scalare più completo si chiama Iter. Si chiama spazio di Iter. Vabbè, questo è un fatto che riguarda la completezza. Per esempio, noi abbiamo dimostrato che C0 di AB con la norma infinito è uno spazio di Banach, perché la norma è la norma, completo era completo. Abbiamo dimostrato C0 di AB con il prodotto scalare integrale di FG è uno spazio con prodotto scalare, ma col fischio che è completo, non è completo quando per niente. Se lo completassimo, perché uno spazio che non è completo si può completare aggiungendo i limiti di tutte le successioni di Cauchy, sarebbe, andremo a finire uno spazio L2 di AB, lo spazio delle funzioni con quadrato sommabile integrato secondo le Lebesgue, che non possiamo fare. Chiaro? Quindi c'è questo discorso qua. Quindi almeno sto schema va tenuto presente, così almeno non ti impicciate. Ora però che cosa ci interessa? Allora, ci interessa questo risultato. Allora, guardate, ve lo faccio prima in astratto e poi ve lo faccio in concreto, perché questa è una cosa, ve lo ripeto due volte lo stesso teorema, per farvi capire. Tra l'altro, quando lo faccio in astratto, adesso la dimostrazione è più semplice, però diciamo si capisce meno, perché uno c'ha il teorema astratto, poi lo deve... Astratto che significa? Significa che tu hai messo delle label generiche. No, prendi quando programmi in informatica, no? Poi ci metti questi si chiamano questi si chiamano questi, fa la sostituzione di tutte le variabili. Allora, qual è il teorema? Abbiamo uno spazio normato. Uno spazio normato.
Ok? Allora, prima diamo un paio di definizioni. Definizioni. Il limite per n che tende a infinito del norma di S meno la somma per H che va da 0 a n di x con H è uguale a 0. Se e solo se possiamo dire S con n converge a S in norma. Che è l'unica definizione naturale che ci potete avere, perché questo è uno spazio normato, come si fa la distanza? Converge di norma, converge rispetto alla distanza è la stessa cosa. Perché distanza di S con n da S tende a 0, o norma di S meno S con n tende a 0 è uguale. Questa è la definizione di somma di una serie, quella è una somma di una serie di vettori, sia uno spazio normato su vettori. Okay? È una ulteriore nozione di serie e di serie convergenti. Qua si dice che la serie converge in norma, cioè scusate, converge nello spazio normale, se no si può creare. Definizione, siamo sempre nello spazio, nello stesso spazio normale. Si dice che questa serie qui converge totalmente se e solo se, per definizione, la somma per n che va da 0 a infinito delle norme è finita. Questa è facile, questa è molto facile da controllare. Perché è molto facile da controllare? E che questa è la serie numerica. Numerica e coefficienti costanti, quindi che può fa? O converge o diverge. Quindi questi vettori qua, questi possono essere vettori di RHK, oppure funzioni, oppure altre cose ancora. Matrici, potrebbero essere quello che gli pare. Basta che siamo in uno spazio zero e c'è una norma. Però questa è la definizione di convergenza della serie, della loro serie. Va bene? Questa invece è la definizione di convergenza totale. Ma secondo voi qual è più forte? Questo o questo? Questa implica questa. Per meglio dire, se lo spazio metrico è completo, tu dal fatto che semplicemente sai che converge totalmente, sai anche che ci sta il link, la somma, e che converge in norma uniformemente. Che converge in norma, possiamo dire in norma, possiamo dire uniformemente, perché lo spazio è normale, ci abbiamo quella norma. Se converge totalmente, converge anche in norma. Il viceversa può non essere. Chiaro? Che viceversa non è vero, pensate alla vabbè, poi vediamo un esempio. Sì, che viceversa è vero. Pensate alla
alla serie meno 1 alla n su n, di meno 1 alla n su n, in n. Quella converge, s con n tende a 0, tende alla somma, in valore assoluto tende sempre a 0. Ma se andate a fare la somma delle norme, la somma delle norme, somma di 1 su n va infinito. Okay? Quindi in quel caso, per le serie di R, questa è la convergenza usuale, per le serie che conosciamo già, questa è la convergenza usuale, questa è la convergenza assoluta. Quindi, e chiaramente la seconda è meglio della prima. Però si può vedere in generale. Cosa si può vedere in generale? Adesso andiamo a dimostrare questo risultato in astratto, poi vediamo in concreto. Allora. Il risultato è questo qui. Abbiamo x, uno spazio di Banach, quindi tutto quello che ho fatto invece di scrivere un normato completo scrivo Banach, che è la stessa cosa. Supponiamo di avere una serie convergano totalmente se converge totalmente converge anche semplicemente, okay? Cioè una convergenza delle norme, della serie delle norme, la convergenza totale implica una convergenza semplice, non mi viene il tempo. Meglio chiamarla convergenza semplice questa qua, perché sennò ci confondiamo. Ok. La dimostrazione. Andiamo a prendere la successione S con N. S con N, chi è? La successione delle somme parziali. Quando uso sopra uso n perché è libera, sotto c'è cioè la n sta impegnata, quindi devo usare h che va da 0 a n. Chiaro? Allora, se io vado a fare, supponiamo n m maggiore di n, quando vado a fare s con m meno s con n, chi è? È la somma per h che va da n più 1 fino ad m di esponenti. O no? Che questa è la somma fino a m, che è più grande di n, questa è la somma fino a n, e quando vado a fare la differenza i primi si tolgono e mi rimangono solo quelli dall'm più unesimo in poi, fino all'ennesimo. Quindi cosa posso dire? Posso dire che la norma di sm meno sn è uguale alla norma di quella somma. X con A. Che è minore o uguale della somma per H che va da N più 1 fino a M della norma di X con A. Questa che cos'è? La disuguaglianza triangolare. Ma se io chiamo T con N la somma per h che va da 0 a n delle norme di x con h, questo chi è? È t con m meno t con n. Ora io che cosa so? So che questa serie è come? Quindi
Questa qui è la successione delle somme parziali. La successione delle somme parziali è convergente, perché la serie converge, che vuol dire che il linea della somma parziale esiste. Quindi T con N è convergente. Ma se una successione è convergente, deve essere anche di Cauchy. Che significa di Cauchy che ad un certo punto in poi questa differenza, posso mettere pure il valore assoluto qua, è minore di epsilon. Ma se è di Cauchy questa, se è minore di epsilon questa, è minore di epsilon pure questa. Perché questa è più piccola di questa. Quindi mi serve un altro paio di righe. Lo scriviamo per bene, così verba volti, scritta male. Poiché T con N è di Cauchy in R, S con N è, diciamo, dalla questa relazione, che chiamiamo come al solito asterisco, da asterisco segue che S con N è di Cauchy in X. Ma X com'è? Uno spazio normato e completo. Quindi, perché è banale, quindi esiste S uguale al limite di S con N che è uguale alla somma, qua ci metto H per non confondere, quando N mando a infinito, qua c'è la somma di tasse. Quindi, come vedete, controllare se una serie converge è più facile che converge rispetto alla norma dello spazio normato, è più facile che controllare se una successione di funzioni converge rispetto alla norma, qualora sappiamo che magari converge totalmente. Perché sappiamo converge totalmente, dobbiamo semplicemente andare a vedere che una certa serie numerica converge. Ovviamente questa è una condizione sufficiente ma non necessaria, abbiamo visto prima. Però, se tu hai una successione che converge totalmente, converge anche semplicemente, oppure si dice anche no. Ok? Allora, dice, ma che ci facciamo con questo risultato? Ci facciamo tante... una bellissima cosa. Perché? Andiamo a particolarizzare questo risultato in questo caso qui. Corollario. Allora, prendiamo F con N, per esempio lo prendiamo in C0 di AP. Allora andiamo a fare se la somma per N che va da 0 a più infinito di norma di F con N infinito è finita, questo con la norma infinito era uno spazio metrico, anzi normato, ecco, completo, era banale. Quindi che succede? La serie come converge S? In norma, ma in norma che vuol dire nel nostro caso delle funzioni? Norma infinita, uni, quindi no puntuale, uniforme. Quindi abbiamo tre livelli di convergenza per le serie di funzioni. Totale converge la serie delle norme infinite, è la più forte. Uniforme, la serie di funzioni, la successione delle somme parziali converge uniformemente a S. Puntuale, la successione delle somme parziali converge puntualmente a S. Totale, successioni, abbiamo solo uniforme e puntuale.
totale non c'è, perché non c'è la serie. Serie abbiamo tre livelli. Totale implica uniforme, che implica punto A. Tutte queste implicazioni sono strette, al contrario. Cioè ci sono serie di funzioni che convergono puntualmente ma non uniformemente, serie di funzioni che convergono uniformemente ma non totalmente. Chiaro? Adesso teoricamente, vabbè, ovviamente non sappiamo tutto, però sappiamo qualche cosa. Adesso si tratta di mettere tutto in pratica. Quali serie di funzioni ci interessano? Ecco, la pratica però, come dire, è fonte di poi di altra teoria. Perché storicamente la gente ha cominciato a sviluppare serie di funzioni, due tipi di serie: le serie di potenze e le serie di potenze. Ora noi faremo un rapido accenno a tutti e due questi casi, okay? A che ci servono le serie di potenze e le serie di Fourier? Detto rozzamente, le serie di potenze praticamente, vi ricordate la formula di Taylor? Era una somma, mandate n infinito diventa una serie, diventa una serie. Quindi si tratta di sviluppare le funzioni in serie. Però queste funzioni, per essere sviluppabili in serie di Taylor, che ci vogliono per fare la formula di Taylor? Le primi, secondo, terzo, quarto. Per fare la serie di Taylor quante derivate ci vogliono? È infinito, ce la vogliono, che la funzione deve esserci infinita. Però se è c infinito io la posso scrivere con una somma di una serie di polinomi. A che sono polinomi? A x alla n, potenza, serie di potenza. Chiaro? Quindi sostanzialmente si tratta di rivisitare quello che già sappiamo da analisi 1, perché le formule di Taylor sappiamo da analisi 1, però riscriverle come serie di teorie. In molti casi si possono scrivere come serie di teorie. E questa è una fattispecie. Però, sempre, anzi qua finisco un attimo il discorso e poi facciamo una pausa, anche se, perché poi il discorso delle serie di potenze voglio partire e fare un paio di teoremi. Però l'altra parte è: allora tu hai una funzione periodica. A chi interessa la funzione periodica? Ai telecomunicazionisti, no? Perché i segnali hanno una frequenza, hanno una portante che è periodica, oppure anche una modulazione che può essere periodica. Chiaro. Poi è chiaro che il segnale può cambiare nel tempo, però, ma non solo, mica servono solo ai telecomunicazionisti, ai musicisti. Se io prendo la attenzione, una cosa che lo faccio io con la mia voce stonata, una cosa che lo fate con la chitarra, una cosa che lo fate con l'oboe, sembra la stessa nota, cioè un suono diverso. Da questo suono da che cosa dipende? La frequenza è sempre 440 Hz, magari, perché a 440 Hz c'è là, poi a 220 c'è là, a 880 c'è là. Quindi ogni volta che raddoppia la frequenza del suono, c'è la vostra, il vostro segnale sonoro, la nota è la stessa, la percepite come là. Però da che dipende il fatto che dice: ah, questa è un la della sirena dei pompieri, questo è un la della chitarra, questo è un la dal
timbro. E che cos'è il timbro? Quando andate a rappresentare una certa funzione, è la funzione. La funzione dipende dalla pressione a un certo punto. È la funzione. Ora, questo tipo di funzione, allora mettiamo che io voglia riprodurre il suono di uno strumento. Allora dice, che fa? Lo registri, lo ripara, grazie. Ma invece lo voglio ridurre, lo riprodurre con un sintetizzatore. Cos'è un sintetizzatore? Una cosa che ti costruisce un timbro che è più apparente. Poi è chiaro che cambiare la frequenza è facile, quindi una volta che tu hai quello strumento e premi un tasto, qua ti fai la, qua ti fai sì, qua ti fai do, quello è facile, cambiare ambienza e frequenza. Però diciamo, quello che non è facile è azzeccare il timbro. Ok? Allora, il sintetizzatore che cosa ti fa? Ti fa il timbro dello strumento. E come te lo fa? Te lo sviluppa in sé. E che sei? La sei di lui. Calma. Noi poi adesso facciamo la teoria. Nella pratica, quando sono usciti i sintetizzatori, mia sorella ha comprato nell'88, costicchiamo all'epoca, una cosa che all'epoca costava 800.000 lire di allora, sono più di 800 euro di adesso, 8,50, stava, adesso lo trovate per 100 euro, e trovate qualcosa anche di meglio. Però quello era proprio sintetizzatore, era proprio programmabile, cioè tu potevi mettere i numeretti dentro come volevi tu. Quelli che trovate forse hanno sicuramente più timbri, gli strumenti da 100 euro, che le tastiere da 100 euro che trovate in offerta a Natale, sono fatte meglio di quello, perché sono passati 30 anni. All'epoca, siccome l'elettronica costava, quanti termini di quella che andremo a vedere noi della serie, cioè non faceva veramente la serie di Fourier, cosa faceva? Cosa si fa in pratica? Cioè alla fine invece di calcolare la somma di tutta la serie, ti fai una somma parziale. Invece di fare la somma di 10 termini, fai la somma di 100, 200, 500 termini. Ok? E ti fermi. Poi devi stimare i pezzi. Allora, punto numero uno. Quanti termini credete che ci fossero in quel sintetizzatore dell'epoca? Che tu dovevi mettere un coefficiente, cioè certe funzioni erano già date, ce l'aveva già implementate, e poi ci doveva alla fine mettere tre numeri. Tre termini. Mi sono tradito. Se voi pensate che c'erano 50 termini, erano 3. Chiaro? Tre, qua. Chiamo alla media era fissata, allora il primo termine non c'è. Capito? Quindi... questa serie di... mentre con le serie di Taylor termini servivano un po' di più, spesso e volentieri con le serie di Fourier bastano non troppi termini per avere una buona approssimazione. È chiaro che no, se la volete veramente buona non ne bastano tre, spesso ce ne vogliono una decina, insomma. Però poi c'è un altro problema. Un segnale, per esempio, a chi potrebbe interessare un'analisi di Fourier di un segnale periodico o quasi periodico, oltre che ai musicisti e ai telecomunicazionisti? A un cardiologo gli potrebbe interessare? Beh, direi di sì. Tu non la sai leggere, ma
elettrocardiogramma, faglielo vedere al cardiologo, te lo sa leggere benissimo, ah, questo significa questo, questo significa questo, questo significa quell'altro. Io metterei come diciamo, esercizio pratico, infatti bisogna perdere tempo, ma una volta che hai fatto, che hai imparato a fare serie di Fourier e TLC, cioè, in 10 giorni potresti imparare a leggere l'elettrocardiogramma. Non sarebbe difficile. Yeah? Magari se fai una trasformata di Fourier del segnale è già ancora meglio. Ok. Quindi un segnale, pensate a un segnale, a un timbro sonoro, pensate all'elettrocardiogramma, oppure pensate a un segnale di telecomunicazione. A occhio e croce sarà c'infinito. Un'onda quadra. Appena farete il prossimo esame, quello di come si chiama? Tenete segnale. Primo segnale, più semplice, segnale più semplice che piate. Non da qua. È C infinito? È C1? È C0? Manco. È la funzione a scalino. È un problema per le serie di Fourier? No. E perché per le serie di potenze la funzione deve essere almeno C infinito, poi vedremo che non basta, e dall'altra parte non deve essere manco C0? È perché è semplice, le serie di potenze si fanno con le derivate, le serie di potenze si fanno con i coefficienti, come si fanno? No, dopo li metti vicino assieme così, i coefficienti come li fa? Con gli integrali. Chiaro? Quindi ci sono modi diversissimi di interpretare come si fanno le serie di funzioni. Allora vedremo con le serie di potenze andremo a vedere la convergenza uniforme, perché quelle sono già adatte per andare a vedere almeno la convergenza uniforme, la convergenza totale, eccetera. Con le serie di Fourier pure in certi casi andremo a vedere la convergenza uniforme, ma in realtà la convergenza naturale delle serie di Fourier è quella in L2, perché quella è la convergenza in energia, rappresenta, vabbè, in potenza, se il segnale periodico rappresenta. Quindi è allora, prendete un segnale periodico. Invece di pensare a quelli di TLC, pensiamo a un segnale acustico. Allora, quando andremo a scrivere la disuguaglianza di Bessel, vedremo che quella è un'uguaglianza, quella somma di diciamo la norma di F in L2 al quadrato rappresenta il quadrato della potenza del segnale, interpretate un certo modo. Allora qui, per esempio, cosa ci dirà Bessel? Ci dirà che la somma di quei certi coefficienti al quadrato deve essere finita. In particolare i coefficienti devono tendere a 0. E che significa? Significa, perché deve essere finita? Potete trasmettere un segnale con una potenza infinita? No, fisicamente è impossibile. Quindi, per avere che la somma di quei quadrati è finita, bisogna che i termini tendano a 0. A con n quadro tende a 0, b con n quadro tende a 0, quindi a con n, b con n tende a 0. Ma poi, tendenzialmente, cosa vi dirà? Appena faremo le serie di Fourier,
questo argomento lo completiamo tra domani e la settimana prossima. Potenza, fuori, tutte e due. Andremo a vedere che ogni termine rappresenta la potenza che sta caricata su quell'armonica. A con n quadro, A con n all'assoluto. Capito? Allora, che cosa succede? Che ovviamente, siccome le armoniche sono infinite, la potenza sull'ennesima armonica deve tendere a 0. Ma diciamo, non è necessariamente vero, ma tendenzialmente, allora, le armoniche quali sono? Pensate a seno di x, seno di 2x, seno di 3x, seno di 4x. Allora, e chiaramente, poi, perché bastino quelle armoniche lì, unite ai coseni di x, di 2x, eccetera, eccetera, quello poi lo vedremo. Ma quando dico seno di x, seno di 2x, seno di 3x, chi ha la frequenza più alta? Seno di x o seno di 2x? Seno di 2x, c'è una frequenza che è doppia. Quindi tendenzialmente dove c'è più potenza caricata? Su seno x o su seno di 2x? Su seno x, perché se devono tendere a 0. Allora, tendere a 0 non implica che la successione sia monotona che tende a 0, però in linea di massima le armoniche grandi, diciamo con alta frequenza, devono avere meno potenza. Non vuol dire, per esempio, voi avete i sistemi di trasmissione che buttano frequenza su 3 GHz, su 2 GHz, su, vi arriva una piccola potenza sui 10 GHz. Da dove arriva? Dal satellite che va alla gravità terra. Qual è il livello di questa potenza? Infinitesimale, perché quello ha un certo numero di kilowatt e li deve espandere su un milione di chilometri quadrati, anche di più, su un milione di chilometri quadrati. Ok? Tuttavia, invece, però, potete pure, può succedere, passa la macchina butta fuori la potenza sonora e voi sentite. Allora, qual è la caratteristica di questi discorsi? Primo, che le potenze in gioco non sono elevate. Uno dice, no, io ho un bello stereo da 100 watt, 200 watt. Prima di tutto, non è un kilo. Perché se ci metti un kilo, già la batteria della macchina. Andiamo. Primo. Secondo, saranno pure 100 watt. Ma nel momento che io sto a 30 metri di distanza, se ti fai la superficie di una sfera di raggio 30 metri e ci spandi 100 watt sopra, la potenza per metro quadro è abbastanza piccola. E tu però lo senti addirittura la vibrazione, la senti pure. Le potenze in gioco per una antenna dei telefonini sono anche minori. E quella deve coprire una zona molto più ampia, per esempio un'antenna, che ne so, c'ha tutte le cose che stanno là sopra, hanno un potere totale di 200 watt e devono coprire quasi un chilometro quadrato, oppure un quarto di chilometro quadrato. Cioè, allora perché quello là che passa con lo stereo a palla non fa niente e quello là mi dovrebbe fare male? Qui non c'entrano, le potenze devono essere basse, più sono basse meglio è. Ma c'è un altro problema, è un problema che poi non so se avete accennato in fisica, è il problema di risonanza. Dipende se certe frequenze possono risuonare con delle vostre frequenze interne. Ok? Comunque, torniamo al discorso che tendenzialmente le frequenze alte, diciamo nello stesso, portano meno potenza, tendenzialmente. Questo dove lo vedete? Nello stereo della macchina. Lo stereo della macchina ha tre diffusori. Come si chiama? Uno, due, ci stanno sempre, il terzo a volte. Uno si chiama woofer e l'altro si chiama Twitter. Che poi ci hanno fatto Twitter da Twitter. Che significa? Woofer. Woof.
Che significa? Anzi, conosce l'inglese? Scusate. Che può significare? Uff. Abbaiare. E tweet? Ah, quello lo conoscete, cinguettare. Sì, ricordate a me, cinguettare. Allora, chi è più grande, il woofer o il tweeter? Ah, il woofer è un genere, ha un diametro di una ventina di centimetri e il tweeter ha un diametro di pochi centimetri. E perché? Perché il woofer ha le frequenze medie e sulle frequenze medie ci puoi caricare più potenza e quindi deve essere più grosso, il tamburo più grosso suono più grande. Quello è un tamburo, chiaro? Tweeter ti può portare tutte le frequenze alte, però tendenzialmente ci sta una, certamente può essere pure quello che ti sta a fare una cosa di violino che tu senti solo il tweeter, può capitare. Ma normalmente se sta suonando le frequenze medie c'hai che è impegnato in woofer e il woofer può portare una frequenza maggiore. Dove lo vedi questo? Qual è il terzo diffusore che in genere non sempre c'è? Il subwoofer. E che cos'è questo subwoofer? Dov'è collocato? Ah, dietro. Perché è collocato dietro? Perché davanti non ci va, perché è un bel cassettone. E che serve fare il cassettone? I bassi, strabassi, in maniera tale che... Perché dico questa cosa? Perché ogni anno capita almeno una volta che qua sotto passi una macchina con lo stereo a palla. Dopodiché, secondo voi, noi da qua che sentiamo ogni volta? Che sentiamo? Così ragazzi mi sembra lì. Sentiamo il tweeter? Da qua. Sentiamo il woofer? No, senti solo boom, boom, boom. Senti solo il subwoofer. Perché? Perché avendo una potenza più alta, essendo sparato a palla, lo senti più lontano. Tra l'altro, se avete uno stereo, ma anche uno di non eccessiva qualità, andate in macchina, se ci avete il tweeter, vi regolate su un canale, vi sintonizzate su un canale che stia trasmettendo una bella canzone, eh? Una canzone sia bella, non è necessario. Poi accostate l'orecchio al tweeter e vi accorgete che sentite delle cose che normalmente dalla distanza della posizione seduta normale non sentite. Perché? È semplice, perché quelle frequenze alte, che hanno una potenza in genere abbastanza limitata, sono coperte dal rumore generato in macchina. E stiamo parlando di uno stereo da 100 euro. Domanda, se non hai una macchina particolarmente insonorizzata da 300.000 euro, qual è il senso di buttare 1.000 e passa euro su uno stereo? Vabbè, il subwoofer te lo puoi realizzare, cioè, pure di occasione, può costare pure non molto. E quello può avere un senso per alcune persone. Per me no, ma comunque la conosco. Ma diciamo, il fatto di avere uno stereo altamente sofisticato, altamente fedele, in auto, dove c'hai rumori di tutti i tipi, e dove appunto anche quello da 50 euro ti dà dei suoni o da 100 euro ti dà dei suoni che tu dalla tua posizione seduta alla guida o a fianco alla guida non puoi percepire assolutamente perché ci devi mettere l'orecchio vicino per sentirli, che senso ha? Io ho fatto appena risparmiare 150 euro sul prossimo stereo della macchina. Chiaro? Ok, adesso facciamo 5 minuti di pausa e poi partiamo con le serie di volette.